Intervento particolare dei vigili del fuoco di Ivrea dell'autoscala di Torino nella mattinata di venerdì 19 gennaio intorno alle 10 a Favria. I vigili del fuoco sono intervenuti per togliere il parafulmine che si trova sulla cupola della parrocchia di Santi Michele Pietro e Paolo, danneggiato durante l'ultima ondata di maltempo e perciò pericolante. Presente anche la polizia locale che ha provveduto a chiudere Corso Matteotti e il sindaco Vittorio Bellone. Un'operazione delicata e non da poco, vista l'altezza, e per questo motivo si è reso necessario il supporto dell'autoscala da Torino. La chiamata è arrivata direttamente dal parroco, che ha ritenuto necessario asportare il parafulmine per la sicurezza di tutti. Il parafulmine presenta non pochi problemi, causandone anche la cupola, e al momento i vigili del fuoco stanno valutando come procedere. Ciao, ciao.